lo sento, Giuse, insomma, se parli così a voce alta ti sento anch'io. Ok, fa sicuramente piacere vincere nonostante il Covid, era ora finalmente tutti in campo. Una tua impressione su questa sfida innanzitutto? Ma diciamo che è stata una sfida sofferta non soltanto in campo. Le notizie di oggi sui telegiornali, anche su quelli nazionali Rai, ci preoccupano, perché si parla addirittura di possibile fermo dei campionati prima che comincino. Tornando all'evento, comunque, durante l'ora e mezza che abbiamo trascorso qui al Petit Milo, ovviamente ci siamo dimenticati di quello e ci siamo goduti il ritorno dopo tanti mesi, dopo la pandemia, con un successo che per una squadra che aveva iniziato molto in ritardo, come sapete, per una scelta tecnica ben precisa, per arrivare pronta nel modo migliore all'inizio della stagione, vedere un comportamento di una squadra che ha fatto questo tipo di scelta di questo genere è certamente rassicurante. Mi pare che la Viola abbia dato bella prova di sé, gli acciacchi non mancavano, Jan De Fall era rimasto fermo negli ultimi giorni, Genovese lamentava mal di schiena, ma diciamo che un po' tutti, dopo 10 giorni all'inizio degli allenamenti, avevano qualche problema. Certamente anche Catanzaro avrà avuto i suoi, perché siamo in fase di preparazione, ma quello che contava era partire con il piede giusto, anche per ragioni ovviamente di carattere psicologico. Insomma, siamo davvero felici di quello che siamo riusciti a fare, anche se sappiamo che questa è solo una prima tappa di una speriamo lunga stagione, e quindi diciamo che sia comunque da stimolo per continuare bene così e per riuscire a fare sempre meglio, non dimenticando che il nostro obiettivo ovviamente prima di tutto quello della salvezza e poi quello anche di divertire il nostro pubblico, cosa che oggi penso sia avvenuta. Due domande al volo, una su Prunotto, che è appena entrato in campo si è fatto trovare subito non pronto ma prontissimo, e secondo me è la nota ultra lieve della serata, e poi se condividi nel ruolo di MVP Giulio Mascherpa, che ha praticamente chiuso il match con quella bomba modello Peppe Poeta in Lega di qualche ora fa. Insomma, d'accordo totalmente con te. Prunotto si è dimostrato più avanti di quanto io non mi aspettassi nel momento in cui è andato in campo. È chiaro che se noi l'abbiamo confermato crediamo certamente in lui, poi magari nel corso della partita sono emersi anche momenti in cui ha dimostrato di essere un giocatore di grande prospettiva, ma anche un giovane che deve acquisire esperienza. Mascherpa migliore in campo non c'è dubbio, nei momenti decisivi della partita è stato risolutore con il suo apporto anche offensivo, insomma è uno su cui la Viola potrà contare, ma questo ovviamente lo sapevamo in sede di campagna acquisti ed è la ragione principale per cui lui è qui. Grazie mille Giuse. Grazie a voi.